ieri vertice di parte del governo con Prodi e con il ministro dell'interno Napolitano, domani si riunisce la commissione bilaterale italo-albanese che dovrà gestire più che mai il tanto scottante piano scadenzato del rimpatrio degli albanesi, venerdì prossimo nuova riunione del Consiglio dei Ministri in relazione al Parlamento. Intanto le coste della Calabria sono più che mai protagoniste dello sbarco di un ingente numero di clandestini, l'altra sera 456 persone, profughi arrivati l'altro ieri appunto sul litorale di Catanzaro. Per le ultime notizie ci colleghiamo, abbiamo un doppio collegamento con Cosenza, dove sono presenti il caporedattore della sede RAI di Cosenza, Pino Nano, ed il professor Rocco Turi, criminologo. Poi ci collegheremo con la sede di Bari, dove ci attende, lo ringraziamo per essere con noi, il prefetto di Bari, Giuseppe Mazzitello. Buongiorno a tutti. Per le ultime notizie, cosa è successo stanotte? Buongiorno a voi. Una sola precisazione ancora, non sono caporedattore di questa sede. Una promozione sul campo. Che è anche un augurio. Vi ringrazio molto. I clandestini, lo dicevi tu, sono 456, hanno passato una notte assolutamente tranquilla, sono ospitati in due diverse scuole medie di Badolato, la protezione civile, l'unità di crisi istituita presso la prefettura di Catanzaro ha sistemato 500 letti, sono immagini, spero di potervele far vedere, sono immagini che danno l'idea, direi anche della promiscuità e anche dell'efficienza, sembra quasi una contraddizione di termini, con cui è stato affrontato questo problema. 456 immigrati, 54 sono iracheni, 18 vengono dal Bangladesh, 125 sono pakistani, 216 curdi di nazionalità turca, 48 cingalesi, 2 marocchini. Dei clandestini oltre 150 sono già stati identificati. Vi dico subito, ieri sono stati ricoverati molti bambini, 8 bambini all'ospedale di Soverato per sintomi di disidratazione. Per fortuna hanno trascorso una notte tranquilla e stanno bene. Probabilmente non sarà realizzata, per come si era detto in un primo momento, questa grande tendopoli nel campo sportivo di Badolato, dal momento che, secondo quanto si è appreso, le procedure di espulsione dei clandestini potrebbero risolversi in tempi brevissimi. Gli immigrati sono comunque continuamente assistiti, c'è una mobilitazione della Croce Rossa, della Protezione Civile, ma soprattutto della gente di Badolato e dei paesi limitrofi. Ora collegamento con la sede di Bari, dove c'è il prefetto di Bari, Giuseppe Mazzitello. Dottor Mazzitello, buongiorno. Buongiorno. Qual è un aggiornamento sulla situazione? Chiaramente a Bari e in tutte le Puglie c'è stata e c'è tuttora l'emergenza albanesi. Come stanno questi albanesi? Questa grande attesa per il rimpatrio con polemiche anche politiche. Un aggiornamento sulla situazione da lei. Guardi, nella Puglia complessivamente ci sono poco meno di 700 persone ricoverate nei campi. 67% sono donne e bambini. 150 nuclei familiari, alcuni minori sono sotto il controllo del giudice tutelare. Abbiamo letto che stamane su alcuni quotidiani che nel Salento, vicino a Lecce, sarebbero arrivati altri clandestini, è vero? Ma vede, l'arrivo dei clandestini comporta poi la politica del respingimento. Noi abbiamo più tipi di intervento, quello di umanitario e assistenziale nei campi in attesa delle decisioni del governo. E poi la sorveglianza delle coste per impedire proprio l'arrivo dei clandestini. I problemi che state incontrando, qual è il vostro rapporto più che mai diretto, presumo, con il governo e con le decisioni scottanti, difficili, delicate che deve prendere? Quindi noi siamo abbastanza tranquilli, noi siamo qui per dare corso alle indicazioni del governo. Per ora la situazione è come le dicevo, abbiamo 10 campi con 680-670 persone che vengono trattate nel migliore dei modi, abbiamo un piano di sorveglianza delle coste e con questo piano noi siamo in grado di operare i respingimenti che si rendessero opportuni. Grazie ancora al prefetto di Bari Mazzitello, grazie a Pino Nano e al professor Turi per le loro parole e i loro interventi.